Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna riporta la testimonianza di Giovanni il Battista su Gesù. Dopo averlo battezzato nel fiume Giordano, dice così: «Ecco colui del quale io dissi, dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti perché era prima di me». Questa è la testimonianza. Questa dichiarazione, questa testimonianza, rivela lo spirito di servizio di Giovanni. Egli era stato invitato a preparare la strada dal Messia e l'aveva fatto senza risparmiarsi. Umanamente si potrebbe pensare che gli venga riconosciuto un premio, un posto di rilievo nella vita pubblica di Gesù. Invece no. Giovanni, compiuta la sua missione, sa farsi da parte, si ritira dalla scena per fare posto a Gesù. Ha visto lo Spirito scendere su di lui, lo ha indicato come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e ora si mette a sua volta in umile ascolto. Da profeta divenne discepolo. Ha predicato al popolo, ha raccolto dei discepoli e li ha formati per molto tempo. Ma, eppure, non lega nessuno a sé. E questo è difficile, ma è il segno del vero educatore. Non legare le persone a sé. E Giovanni fa così, mette i suoi discepoli sulle orme di Gesù. Non è interessato ad avere un seguito per sé, ottenere prestigio e successo, ma dà testimonianza e poi fa un passo indietro, perché molti abbiano la gioia di incontrare Gesù. Possiamo dire apre la porta e se ne va. Con questo suo spirito di servizio, e questo è vero spirito di servizio, con la sua capacità di fare posto a Gesù, Giovanni Battista si insegna una cosa importante: la libertà dagli attaccamenti. Ci insegna la libertà dagli attaccamenti. Sì, perché è facile attaccarsi a ruoli, a posizioni, al bisogno di essere stimati, riconosciuti, premiati. E questo, pur essendo naturale, non è una cosa buona, perché il servizio comporta la gratuità. Il servizio vero comporta la gratuità. Il prendersi cura degli altri senza vantaggi per sé, senza secondi fini, senza aspettare il contraccambio. Farà bene anche a noi coltivare, come Giovanni, la virtù di farci da parte al momento opportuno, testimoniando che il punto di riferimento della vita è Gesù. Farsi da parte, imparare a congedarsi. Ho fatto questa missione, ho fatto questo incontro, mi faccio da parte e lascio posto al Signore. Imparare a farsi da parte, non prendere qualcosa come un contraccambio per noi. Pensiamo a quanto è importante questo per un sacerdote che è chiamato a predicare e celebrare, e non per protagonismo, per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù. Pensiamo a quanto è importante per i genitori che crescono i figli con tanti sacrifici, ma poi devono lasciare liberi di prendere la loro strada nel lavoro, nel matrimonio, nella vita. È bello e giusto che i genitori continuino ad assicurare la loro presenza, dicendo ai figli: non vi lasciamo soli, ma con discrezione, senza invadenza, la libertà di crescere. E lo stesso vale per altri ambiti, come l'amicizia, la vita di coppia, la vita comunitaria. Liberarsi dagli attaccamenti del proprio io e saper farsi da parte costa, ma è molto importante. È il passo decisivo per crescere nello spirito di servizio. Questo crescere nello spirito di servizio facendo le cose e farmi da parte, non cercare il contraccambio. Fratelli, sorelle, proviamo a chiederci: siamo capaci di fare posto agli altri? Di ascoltarli, di lasciarli liberi,
di non legarli a noi, pretendendo riconoscimenti, anche di lasciarli parlare. Dalle volte, ma tu non sai niente, tu non... Lasciarli parlare, fare posto agli altri. Attiriamo gli altri a Gesù o a noi stessi? E ancora sull'esempio di Giovanni, sappiamo gioire del fatto che le persone prendano la loro strada e seguano la loro chiamata, anche se questo comporta un po' di distacco nei nostri confronti? Ci rallegriamo per i loro traguardi con sincerità e senza invidia? Ci rallegriamo quando gli altri vanno avanti con sincerità senza invidia? E questo è lasciare crescere gli altri. Maria, la serva del Signore, ci aiuti ad essere liberi dagli attaccamenti per fare posto al Signore e dare spazio agli altri. Angelus Domini, nunc abit Maria. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumo Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua nuceat Deis. Regent in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la tradizionale settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il tema di quest'anno è tratto dal profeta Isaia: imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Ringraziamo il Signore che con fedeltà e pazienza guida il suo popolo verso la piena comunione, e chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci e sostenerci con i Suoi doni. Il cammino per l'unità dei cristiani e il cammino di conversione sinodale della Chiesa sono legati. Perciò colgo questa occasione per annunciare che sabato 30 settembre prossimo in Piazza San Pietro avrà luogo una veglia ecumenica di preghiera con la quale affideremo a Dio i lavori della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Per i giovani che verranno alla veglia ci sarà un programma speciale in tutto quel fin settimana a cura della comunità di Tessè. Fin d'ora invito i fratelli e le sorelle di tutte le confessioni cristiane a partecipare a questo raduno dal popolo di Dio. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino che soffre tanto. Restiamo vicini a loro con i nostri
sentimenti, col nostro aiuto, con la nostra preghiera. E ora saluto voi, romani e pellegrini qui convenuti. In particolare saluto i fedeli spagnoli di Murcia e quelli di Sciacca in Sicilia. La visita alla tomba di Pietro rafforzi la vostra fede e la vostra testimonianza. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.